Salve amici di YouTube e ben trovati sul mio canale Arcobaleno Music, il canale per chi la musica l'ascolta, per chi la suona e per chi la crea, con questa lezione numero 18 di armonia jazz applicata alla fisarmonica. Avrete riconosciuto tutti questo brano che ho accennato all'inizio di questa video lezione e che è un tango della metà degli anni 80 di Castellina, del maestro Castellina, suonato dall'orchestra Castellina Pasi, tra l'altro colonna sonora in una parte del film I Pompieri 2, dove c'è una scena in un agriturismo che Christian De Sica balla con la bellissima Clarita Gatto, credo si chiami l'attrice, la locandiera di questa osteria dove si fermano, e ballano questo bellissimo tango dal titolo Manolito di Castellina Pasi. Su suggerimento di alcuni visualizzatori delle nostre video lezioni che ci seguono assiduamente, ecco, visto che la volta scorsa abbiamo parlato delle dinamiche e delle meccaniche di ciò che accade nella parte sinistra della fisarmonica, ovvero nella bottoniera dei bassi, perché no concludere parlando anche della parte destra della fisarmonica, di ciò che accade all'interno di questa parte della fisarmonica ed è del mantice, cioè quello che sta tra le due parti. Dopo di questa lezione passeremo nel vivo di questo corso, e cioè come comporre gli accordi che non sono già formati nella bottoniera dei bassi, come comporli sulla mano destra, sulla mano sinistra. Quindi noi andremo a vedere come si compongono accordi tipo una minore settima, la settima maggiore, la semi diminuita, note che non sono presenti nella bottoniera, ma noi li andremo a creare e io vi farò vedere come. Bene, addentriamoci subito nel vivo di questa lezione e sigla! Bene ragazzi, andiamo a vedere cosa c'è all'interno di questa parte che ci permette di avere tutti questi suoni bellissimi, combinazioni di suoni diversi, perché voi sapete che attraverso i registri, cioè questi bottoni, questi scambiatori, diciamo così, questi tasti, che trovate sul frontale della fisarmonica, noi possiamo cambiare il suono della fisarmonica, possiamo cambiare le luci. Noi possiamo fare una cosa molto semplice per accennare a quello che c'è all'interno, smontando il nostro mascherino. Una cosa molto semplice, e andiamo a vedere cosa ci sta sotto il mascherino, togliendo queste due viti. Ecco qui che cosa c'è sotto il mascherino. Abbiamo una parte, una piastra, solitamente di alluminio ma di metallo, dove sono poggiati tutti questi otturatori che chiudono delle valvole, semplicemente. Ad ogni otturatore corrisponde un tasto, vedete? Che cosa succede all'interno della fisarmonica? Il mantice è quello che è il cuore pulsante poi della fisarmonica, quello che è l'anima, no, della fisarmonica, cioè quello che gli dà lo spirito vitale, cioè l'aria. Fisarmonica sostanzialmente funziona ad aria. Quindi il mantice, cosa, poi lo vedremo fra poco più nel dettaglio. Il mantice spinge aria in questa cassa armonica, all'interno della quale ci sono dei somieri con delle voci tali e quali come quelli che stavano che stanno nella parte sinistra, ma con le voci più acute, ovviamente, perché qui abbiamo le voci basse, qui abbiamo la parte melodica della fisarmonica, quindi abbiamo la parte, il cantino della fisarmonica, quindi abbiamo le voci più acute. Ce ne sono, in questo caso, questa è una fisarmonica terza e quinta, abbiamo tre voci, quindi tre file di ance. Le ance sono delle piastrine
con una linguetta sempre metallica che al passaggio dell'aria vibra proprio come un'armonica a bocca. Immaginate tre armoniche a bocca, quelle che si suonano da ragazzini, grosse così, che stanno all'interno di questa cassa e che al posto di soffiarci dentro noi spingiamo dentro l'aria che proviene dal mantice. Tutta l'aria entra, passa attraverso queste armoniche, questi somieri con le voci, con le ance, e fuoriesce da questa parte, producendo il suono. Se l'aria non passa, perché i tasti sono tutti chiusi, perché io non sto toccando nulla, non esce nessun suono. Difatti, se io spingo il mantice, non esce nessun suono. Perché, tra l'altro, l'aria non passa, perché tutto è ermeticamente chiuso. Qualora io vado ad abbassare, per esempio, questo tasto, un Sol, vedete, si apre il tappo, chiamiamolo così, questa valvola, si apre, si alza questo tappo, passa l'aria che fa vibrare l'ancia relativa alla nota del Sol e viene fuori, appunto, una nota di Sol. Molto semplicemente. A che cosa servono? Perché ci sono tre voci nella fisarmonica? Minimo tre voci. Questa è una fisarmonica terza e quinta, ce ne sono tre. Ma ci sono delle fisarmoniche che usiamo per gli spettacoli, che usiamo nei concerti, che hanno più voci, ne hanno quattro, addirittura cinque. E servono per creare delle combinazioni di voci particolari che danno poi quel suono che è prerogativo della fisarmonica. In questo modello che noi vediamo abbiamo detto tre voci. Come vi faccio ad accorgere quante voci stanno nella fisarmonica? Basta vedere sul master, cioè quanti puntini ci sono sul simbolo del master. Il master è quando suonano tutte le voci insieme, quindi queste sono tre, suoneranno tutte e tre insieme, abbiamo il master, quindi la voce principale della fisarmonica, ed è il massimo numero di puntini. Io ne vedo tre qui sul dischetto, sono tre puntini, vuol dire che questa è una fisarmonica terza in quinta. Significa che ha tre somieri di voci. Se avessi visto quattro puntini sarebbe stata una fisarmonica quarta in quinta e avrei avuto quattro file di voci. Questi tasti che cosa vanno a fare? Vanno ad escludere un somiere per avere dei suoni diversi. E ce n'è uno che non suona mai, un somiere non suona mai, perché? Abbiamo detto che il master ci fa suonare tutte e tre le voci. Parlo di tre perché questa è una fisarmonica in terza, qui il discorso va rapportato anche a quella in quarta, a quella in quinta. Inserisco il master, vuol dire che apro tutti i somieri, apro tutte le valvole dei somieri e faccio passare l'aria in tutte e tre questi somieri, che abbiamo detto sono delle armoniche a bocca grandi così che stanno all'interno. E escono fuori tutti i suoni possibili. Questi tre somieri hanno tre suoni ben definiti. Il primo, quello principale, è un suono dove il La è accordato a 440 Hz, quindi normalmente un La che corrisponde al La della prima ottava del pianoforte, e poi a seguire. Un altro somiere ha le voci di un'ottava sotto e si chiama il bassone. Basson sta scritto di solito anche sulle voci, mettono la scritta Basson, che è il bassone. Poi c'è un terzo somiere che si chiama battente. Questo battente è regolato, è accordato con una frequenza un pochettino calante rispetto al somiere che suona con le note temperate a 440 Hz.
Di quanto è calante? E questa è una bella domanda. Ogni costruttore di fisarmoniche ha la sua, diciamo così, ricetta segreta. Quindi ogni casa costruttrice ha un suo livello, ecco, di sbalzo tra la voce perfettamente accordata e questa battente, che è diverso l'una dall'altro. Questa Bugari, la Bugari usa un certo dislivello, un delta si chiama, questa differenza, questo dislivello tra la battente e la voce temperata. La Stocco utilizzerà un altro metodo, ogni casa costruttrice, la Scandalli, la Victoria, ma ce ne sono tante di marche di fisarmoniche, ognuna avrà questa, tra virgolette, ricetta segreta per definire la voce battente. Questa voce battente, potrete capire il motivo perché non suona mai da sola, perché sarebbe stonata. Una voce calante, un pochettino stonata, volutamente stonata, per dare proprio l'effetto della fisarmonica, questa nota doppia che si sente. Sentite? Questo effetto di nota doppia è proprio perché c'è la voce battente che è regolata e accordata in una frequenza poco calante rispetto alla voce temperata. Quindi che cosa significa? È un po' come il discorso dei pianoforti, perché ogni concertista ha il suo pianoforte accordato in un certo modo, perché ogni accordatore ha il suo modo di accordare, ha il suo modo di regolare i suoni, e ogni concertista, ogni pianista ha il suo gusto di accordare. Anche nei pianoforti esistono 3 corde per ogni nota, quindi gli accordatori fanno questa accordatura particolareggiata, ognuno fa la sua. Per esempio, qui a Foggia c'è l'accordatura Fabbrini, che è famosissima in tutto il mondo. Vedete pianoforti Fabbrini sui palchi dei più grandi artisti internazionali, sui palchi di Sanremo, pianoforti che non sono di marca Fabbrini, ma sono di una qualunque marca, Yamaha, quello che è, ma con accordatura Fabbrini, che è una accordatura particolare che fanno solo qui a Foggia, famosa in tutto il mondo, e che i concertisti prediligono piuttosto che l'accordatura di un'altra che adesso non conosco. Così succede per le fisarmoniche. Per le fisarmoniche c'è la Bugari, che ha la sua accordatura, la Stocco avrà la sua, la Scandalli avrà la sua, ognuno ha la sua accordatura, che fanno la peculiarità di quella marca, di quel marchio, di quello strumento. Quindi abbiamo detto, potete capire il perché questa voce non suona mai, perché sarebbe stonata se suona da sola. Allora, le combinazioni di una fisarmonica in terza quali possono essere? Abbiamo detto il master, apriamo tutte e tre le isomieri. Aprendo tutte e tre i sonieri, suonano tutte e tre la voce temperata, il bassone, che sta un'ottava sotto, e la battente. E abbiamo quel suono tipico di fisarmonica. Se invece chiudiamo le altre, la battente e la voce temperata, facciamo suonare solo il bassone, avremo tutto un'ottava sotto. Se facciamo suonare solo la voce temperata, andremo un'ottava sopra, sentite. La stessa nota, questo Do, suona nella voce temperata così, se inserisco il bassone e escludo la voce temperata. Tutte e due insieme queste voci, quindi la voce temperata ed il bassone, danno origine a questo bellissimo suono che ho usato prima nel suonare il tango, che chiamiamo bandoneon o bandoneon, alcuni lo chiamano, e che simula molto quel tipico strumento argentino, il bandoneon, che si suona sul ginocchio, che è come una fisarmonica,
per intenderci quello che suonava Astor Piazzolla nei suoi tanghi, e ci dà questo suono molto simile. Ecco, questo suono molto simile al bandoneon, che è prodotto dal bassone e dalla voce timbrata. Ancora, teniamo il bassone insieme alla battente, a questa voce che sta un pochettino, abbiamo detto, stonata, tra virgolette, un pochettino calante, e diamo origine al, a una voce che si chiama accordion, lo trovate scritto in diversi modi, e è questa qui, ma non discosta molto dal master. Però rispetto al master sentite che manca l'acuto della voce temperata. Sentite? Qui abbiamo aggiunto con il master gli acuti. Invece così ascoltiamo solo il bassone e la battente. E sentite che si sente questa doppiezza, questa voce, lasciatemi passare il termine, bifida, cioè doppia. Perché c'è la battente che è un pochettino calante. Dopodiché facciamo suonare insieme la voce temperata, la voce principale, insieme alla battente, che come frequenze sono molto vicine, come ottava sono molto vicine, l'ho detto, poco calante, e dà origine a quella bellissima e dolcissima voce che si chiama musette per i valzer, usata molto per i valzer francesi, per i valzer cosiddetti musette, ed è questa qui. Poi, a seconda della differenza di frequenza della stessa nota, cioè l'effetto dato dalla voce battente, da questa stonatura, abbiamo poi l'effetto musette. Per esempio, questo è molto piccolo come differenza tra la battente e la voce temperata. Infatti questa voce nelle fisarmoniche di altre case costruttrici viene chiamata violino, questa voce, violini, perché invece la musette viene prodotta dalla battente, che è un pochettino più accentuata la differenza rispetto a questa fisarmonica. E poi abbiamo la voce, abbiamo ascoltato prima la voce temperata, cioè la voce principale della fisarmonica con il La accordato a 440, e che è questa. E poi abbiamo di nuovo il master di solito ha più posizioni, lo troviamo, ma è la stessa cosa, perché il master è quello che poi viene inserito più spesso per comodità, alcuni addirittura ce l'hanno di lato con un tasto che il fisarmonicista, mentre sta suonando, vuole ritornare al master. Con il palmo della mano schiaccia questa barra e ritorna in master. Alcuni addirittura hanno una mentoniera, dove i concertisti, quelle fisarmoniche professionali, con il mento addirittura cambiano i registri, ne hanno alcuni qui sopra, quelli più utilizzati. A che cosa servono tutte queste voci? Beh, per spaziare un po' nei generi musicali. Per esempio, noi il master, che è la voce tipica della fisarmonica all'italiana, e la utilizziamo molto moltissimo per il liscio, per esempio. Il bassone lo possiamo utilizzare, per esempio, per il jazz, si usa moltissimo. Poi abbiamo
il bandoneon, abbiamo visto per i tanghi, molto utilizzato, l'ho utilizzato anche all'inizio. Poi abbiamo per esempio l'accordeone, che lo possiamo utilizzare come un master. Io non, sinceramente non lo utilizzo quasi mai, è una voce che non utilizzo perché è una voce abbastanza anonima. Da questo suono abbiamo detto molto simile al master, è una voce che sinceramente non uso mai. E poi abbiamo detto la musette, molto utilizzata specialmente nei valzer cosiddetti francesi, il musetta all'italiana, per esempio quello che negli anni 70 Carlo Venturi, per esempio. Io questi pezzi ve li faccio ascoltare soltanto per un piccolo frammento, per il semplice motivo che altrimenti il buon YouTube mi segnala la violazione di copyright, quindi vi faccio ascoltare solo dei frammenti. Tra l'altro questo qui che ho fatto adesso è un bellissimo valzer di Carlo Venturi che si chiama Piccolo Fiore, degli anni 70, anzi credo anche inizio anni 80, che nel 95 fu utilizzato come colonna sonora nel 95 del film La lingua del santo con Antonio Albanese e Fabrizio Bentivoglio. Fu utilizzato come colonna sonora portante del film in una versione però suonata al mandolino, molto bella. Se vi capita lo guardate, potete ascoltare quella versione fatta al mandolino di questo bellissimo valzer di Carlo Venturi che si chiama Piccolo Fiore. E poi abbiamo la voce temperata, la voce semplice, la voce principale della fisarmonica, che abbiamo detto questa, che è poi quella che io sinceramente utilizzo di più nei pezzi, quando pezzi orchestrati di classica, per esempio napoletana, utilizzo per i brani jazz. Questa è la voce che utilizza per esempio di tutti i pezzi Richard Galliano nei suoi valzer, musette, new musette, che un po' sono valzer jazzati. Per esempio, mi viene in mente questa voce fu utilizzata da Fiorenzo Carpi nella sigla del famosissimo sceneggiato Pinocchio con Nino Manfredi nel 71, faceva più o meno così. Non vado avanti per il solito discorso della violazione di copyright. Quindi sono tante, più voci ci sono nella fisarmonica. Adesso questa ne ha tre voci e vedete quante combinazioni di suoni siamo riusciti ad ottenere. Più voci ci sono ovviamente nella fisarmonica, di più somieri con queste ance che vibrano, più combinazioni ovviamente potremmo avere di suoni. Questi somieri sono dei veri e propri pezzi di legno forati per permettere il passaggio dell'aria. Ci sono le ance, ogni ancia è una nota, ogni nota ha due ance che permettono di suonare sia all'apertura del mantice che sia alla chiusura. Quindi questo do, pensate che è prodotto da due ance diverse, una quando lo apro, una quando lo chiudo il mantice. E quindi vedete come i maestri accordatori fanno un lavoro eccezionale, perché voi non vi accorgete che queste stanno suonando due oggetti diversi, due ance diverse dallo stesso suono. Suona perfettamente. Quindi immaginate, per ogni tasto ci sono, per ogni voce ci sono due ance, sono praticamente diciamo così incollate su questi somieri di legno attraverso una cera particolare nella costruzione di tipo
della scuola di Castelfidardo, mentre nella scuola di Stradella utilizzano le voci inchiodate e poi con sigillate diversamente dal sistema che usano a Castelfidardo, come questa qui che è della Bugari, appunto, di Castelfidardo. Andiamo a vedere quest'altro signore che sta in mezzo alle due parti. Noi abbiamo visto la volta scorsa, abbiamo parlato della parte sinistra, oggi della parte destra, ma in mezzo c'è questo signore qui, vedete che quando si apre addirittura, vedete, è anche rosso come il cuore. Questo è il cuore della fisarmonica. Il mandice può essere, adesso scherzato così, ma può essere di tutti i colori, è un organo fatto in cartone, cartone pressato, poi rivestito di tele particolari, ci sono delle, gli angoli sono fatti, quelli esterni, quelli convessi sono fatti di metallo per evitare che si rovinino nel tempo, quelli di interni sono fatti di pelle di mucca, di vitello, quindi destinati a durare molto molto nel tempo. È un mantice come quello che la nonna usava per accendere il fuoco, per accendere il camino. È un mantice, un soffietto che soffia aria. Quando apre, tira l'aria dall'esterno verso l'interno, quando chiude tira, spinge aria dall'interno verso l'esterno. Di lato tutte le fisarmoniche hanno le valvole di sfogo, quindi quelle che aspirano e quelle che buttano fuori l'aria. Un mantice quando è perfettamente sigillato, quando non ha nessuna perdita, al chiudere, ecco, vedete, non si chiude, io sto spingendo ma non si chiude. Quando la fisarmonica sfiata, io premo e il mantice si chiude da solo, esce aria da qualche parte. Quella fisarmonica non è buona, perché se premo ed esce aria, figuriamoci quando vado a suonare, praticamente quando vado a suonare che apro le valvole, l'aria che esce fuori è in eccesso e quindi il mio braccio sarà destinato a, proprio a pompare aria nello strumento, e questa cosa non va bene, perché non è così, ci si stanca, la fisarmonica non deve mai essere aperta. Voi vedete fisarmonicisti che quando suonano fanno le cose più strane, ma è spettacolo. Aprono la fisarmonica fino all'inverosimile, invertono il mandice in questo modo, che è una cosa sbagliatissima, perché non si fa, perché è scomodo, perché non è naturale. La fisarmonica si apre pochissimo e si chiude pochissimo. Sui metodi di fisarmonica dicono addirittura ogni due battute. Io non dico ogni due battute, ma almeno ogni quattro lo posso invertire. Però ovviamente i fisarmonicisti, che sono uomini di spettacolo, devono fare anche spettacolo, e quindi vedete i movimenti più diversi, chi apre il mandice in un certo modo, chi lo fa scivolare fin giù. Esistono dei veri e propri studi sull'utilizzo del mantice, ce ne sono di diversi, dalla Berben, ma di tante edizioni, di volumi sull'utilizzo del mantice, perché il mantice va utilizzato in un certo modo, non solo l'apertura e la chiusura che vi ho detto prima, ma c'è tutto un discorso di espressione, di vibrazione. Per esempio, prima avete sentito quando ho accennato un tango, io posso far vibrare le mie note attraverso il mantice. Sentiamo il bandoneon. Ecco questa vibrazione, che con un altro strumento, con un organo, non si può ottenere. Ecco che cosa si riesce ad ottenere con l'utilizzo corretto del mantice. Ovviamente c'è tutto un discorso di postura,
di impostazione dello strumento, di l'adesione che lo strumento ha al corpo e soprattutto del manale, questa cinghia laterale al dorso della mano. Ovviamente se ce l'abbiamo troppo lenta la mano va giocando dentro e non riusciamo a dare il giusto effetto, se ce l'abbiamo troppo stretto non riusciamo a prendere le note che dobbiamo prendere. Quindi regolare il manale in un certo modo, da avere la possibilità del movimento per prendere le varie note e la possibilità di far sentire al mantice, di trasferire al mantice ogni minimo movimento della nostra mano. Ecco qui. Ecco come si ottiene per esempio un vibrato. Quindi con la parte destra, con il mantice e con la parte sinistra che avevamo visto la scorsa volta, abbiamo concluso, ecco, questo discorso sulla, ecco, sulla dinamica interna della fisarmonica, su ciò che accade al suo interno, ma una cosa che forse alcuni potranno pensare inutile, ma invece non è inutile per niente, perché se suoniamo uno strumento dobbiamo conoscere come è fatto, dobbiamo conoscerlo. Anche una semplice chitarra, noi l'acquistiamo, oggi una chitarra da studio per i ragazzi costa pochissimo, intorno alle 50 euro, l'acquistiamo, la prendiamo, strimpelliamo, ma non ci rendiamo conto che anche una semplice chitarra, che non è altro che una scatola di legno con un manico, è composta da parti molto molto importanti, come per esempio il fondo, le fasce, la tavola armonica, che sotto ha delle catene, sono delle barre di legno che si chiamano catene, che stanno sia sul fondo che al di sotto, che ci sono, c'è un foro armonico, una cassa armonica che è studiata per grandezza, un manico che ha una lunghezza ben determinata. Cioè ogni strumento è costruito in un certo modo perché è stato progettato in quel modo e deve funzionare in quel modo. La chitarra è uno di quegli strumenti più semplici, ma voi immaginate un sax con tutte le sue chiavi, con tutte le sue meccaniche, una fisarmonica aperta è una cosa pazzesca. Se adesso qui ho tolto solo il mascherino e vedete già una certa complessità delle cose, ma all'interno c'è una meccanica davvero pazzesca. Se vi capita di vedere delle fisarmoniche aperte, specialmente nella parte sinistra, sono dei veri e propri marchingegni fantastici che vale la pena veramente di osservare. La prossima volta vedremo come realizzare tutti gli accordi di cui abbiamo parlato sino oggi, cioè le triadi, gli accordi già composti, quelli già li conosciamo, ma soprattutto le quadriadi, gli accordi di settima dominante ce l'abbiamo già, ma vedremo come costruire accordi di settima minori, settima, accordi di settima maggiore, accordi semidiminuiti e tutti gli altri che abbiamo visto nel corso di queste lezioni. Dopodiché andremo avanti con gli accordi estesi. Io vi ringrazio per aver seguito anche oggi questa video lezione. Vi invito a vedere anche quelle precedenti per chi ha iniziato da poco, così da ricollegarvi al discorso e andare avanti insieme. Vi invito a mandarmi dei messaggi con delle domande se ne avete, così che ci aiutiamo a vicenda nel crescere. Poi c'è un'altra cosa che voglio ricordare: per chi è interessato può scaricare sul link sottostante che vi lascio in descrizione, può scaricare il volume La fisarmonica e il jazz che ho preparato per sussidio, ecco, a questo corso, perché sì, il videocorso fa bene, però avere le nozioni scritte nella nostra libreria
fa sempre molto più comodo. Basta cliccare sul link che trovate in descrizione, si aprirà una pagina, 4-5 secondi di pubblicità, poi dopodiché in alto a destra un tastino verde, lo cliccate e seguite le istruzioni e vedrete, sarà semplicissimo scaricare il volume. Io vi ringrazio per l'attenzione, un abbraccio, alla prossima da Antonio Altieri. Ciao!